Ciao ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi nuovo video, finalmente riesco a mettermi davanti alla videocamera dopo credo almeno due o tre settimane, no, credo due settimane che io non registro, perché praticamente tra una cosa e l'altra il fine settimana per me vola costantemente. Oggi invece mi sono messa di buona lena e ho detto no, devo girare un paio di video. Tra l'altro solo all'ultimo minuto ho avuto due o tre idee geniali sui video da girarvi, che geniali, carine per quanto mi riguarda, poi magari l'impatto con voi sarà diverso, però intanto comunque voi sapete che io giro solo contenuti che mi piacciono, quindi sono contenta di aver deciso di fare questi tre video. Il primo di questi tre video, che poi voi non so come li vedrete, perché se non so se vedrete prima questo poi gli altri, insomma non lo so, il primo comunque che vi sto girando, perché mi sono appena seduta davanti alla videocamera, il tempo solo di sistemare un attimo il trucco che ho fatto stamane e mettere un bel paio di ciglia finte, perché comunque non le indossavo da 3000 secoli, alla fine eccomi qui da voi. Tanto prima di iniziare appunto vi dico cosa indosso sulle labbra, me lo chiedete sempre sotto nei commenti e non voglio assolutamente dimenticarmelo, perché poi col tempo mi dimentico quello che ho messo. Allora, ho indossato sulle labbra oggi questa tinta, questa Everlasting Liquid Lipstick di Kat Von D nella tonalità Ludwig, che è un nude tranquillissimo, anche un po' chiaro, ma a me sapete che questi colori mi piacciono tantissimo, che poi sono andata un po' a smorzare con, solo al centro delle labbra, un po' di questo, di quello che rimane di questo gloss di Astra. Questo qua era il numero 3, dico era perché veramente penso che dopo due o tre applicazioni lo andrò a cestinare, perché è praticamente finito, l'ho usato tantissimo e l'ho messo solo al centro delle labbra. Mi piacciono molto questi gloss di Astra, perché tutto sembrano tranne dei gloss, perché la sensazione sulle labbra non è né di appiccicoso né tantomeno di qualcosa che non si asciuga mai, anzi al contrario, io ho come sempre l'impressione che si asciughino. Infatti ogni tanto vado a toccare le labbra fra di loro per vedere se ci sta ancora, ma c'è perché l'ho appena messo. Oggi invece abbiamo il video haul, mi giro da questo lato perché vedo l'immensità delle cose che ho qui da farvi vedere, perché ci sono tantissime cose, tra cui un regalo molto molto carino che avete già visto su Instagram, ma che per le ragazze che appunto non hanno Instagram vedranno qui, e poi ci sono anche degli acquisti che ho fatto su Amazon, acquisti fatti appunto di Astra eccetera, e soprattutto acquisti fatti da Sephora. E vi inserisco pure la beauty box del mese appunto corrente, quindi del mese di giugno. Per un attimo ho detto che cavolo di mese è. Comunque, cominciamo subito. La prima cosa che vi faccio vedere è Yves Rocher. Come sapete ormai ho preso la cosiddetta calata, come si dice qua a Catania, perché la scindicata, perché comunque continuo ad acquistare Yves Rocher, e oltre questo appunto ordine che mi è arrivato questa settimana ce n'è un altro in arrivo la settimana prossima, quindi praticamente stiamo messi bene. Questo infatti è medio, non è un ordine grosso, mentre quello che ho fatto la prossima volta, e che vedrete nel prossimo video e prossimamente anche nelle stories, è un po' più corposa. Allora, intanto vabbè, vi ricordo sempre come faccio questi acquisti. Io non vado al negozio fisico, ma ho una consigliera di bellezza che è appunto mia cugina, mi faccio sempre passare il suo nome qui in sovraimpressione, che poi è il nome della sua pagina Instagram, quindi ragazze di Catania e provincia, se volete appunto mettervi in contatto con lei per avere proprio un contatto diretto con qualcuno e avere i prodotti tipo d'amblè velocissimamente, potete chiamarla tranquillamente e chiedere a lei. Tra l'altro non a caso è mia cugina, quindi diciamo top, partiamo da questo presupposto. Comunque, a parte questo, so che lei starà ridendo mentre mi sente parlare così, lei mi ha sempre portato la classica bustina di brochet. La prossima volta gli devo dire di portarmi una bustina della spesa, perché se no praticamente farò la raccolta delle bustine di brochet, perché mi piacciono un sacco, dove all'interno, cioè dove all'esterno ha pinzettato il mio modulo d'ordine, dove lei precisissima mi scrive tutto quello che c'è da, che ho praticamente ordinato. All'interno troviamo il libricino numero, l'album numero 8, che praticamente io ho avuto in esclusiva, ho capito, perché effettivamente questo albumino ancora non c'era quando lei mi ha portato le cose un 3-4 giorni fa. Chiaramente questo sarà una tentazione, perché dovrò fare assolutamente un altro ordine. Poi vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, ho voluto prendere in offerta un latte corpo, questo qui al mango, e non vi dico i prezzi, perché comunque diciamo che i prezzi sono relativi appunto agli album di cui vi parlo, quindi questo ordine è relativo all'album credo 6, e quindi adesso, perché poi ho fatto anche l'ordine per l'album 7, quindi
non ha senso, perché magari questo prodotto che ho preso in offerta la prossima volta non lo sarà nel prossimo. Quindi intanto vi dico che ho preso questo latte corpo al mango, però io diciamo che sono stata rapita più che altro dalla acqua profumata, che però ho inserito nell'ordine numero 7, quindi mi arriverà. Intanto ho preso questa e come potete vedere è già iniziata, perché l'ho utilizzata già 3-4 volte, non ho resistito, la vedevo lì nella busta e dicevo: no Lucia, devi farla vedere alle ragazze in un video haul. Ma chi se ne, l'ho aperta e l'ho utilizzata, ottima, buonissima. La novità di make up che ho preso è una terra, un bronzer, questo è il numero 2, sono curiosissima e non vedo l'ora di provarlo. È appunto il numero 2, si chiama bronzing powder, non so neanche come sia, perché ancora, come potete vedere, è totalmente chiuso, sigillato, in quanto voglio provarlo insieme a voi in un video e voglio fare una full face con tutti i prodotti di Yves Rocher, visto che adesso ce li ho. Poi ho voluto prendere questo gel fresco idratante antifatica per gli occhi, che diciamo mi attirava tantissimo sia a livello di prezzo, perché questo non era in offerta, costa 9,95 euro, e sia perché mi sembrava abbastanza carino per quello che serve a me, perché qui dice che è antifatica, quindi dovrebbe sgonfiare in qualche modo le occhiaie, cosa di cui ho bisogno la mattina, e quindi ho preso pure questo. E poi lei chiaramente mi ha inserito all'interno dei campioncini molto molto carini, tra l'altro non vedo l'ora di provarli, che sono due creme giorno di questa linea Elixir Jeunesse, che è la linea quella verde di cui io sono follemente innamorata, quindi proverò sicuramente qualcosa. E poi due campioncini della Sebo Vegetal gel crema, sempre per il viso e sempre per il giorno, che appunto non vedo l'ora di provare. E siccome appunto lei mi pensa sempre ed è dolcissima, mi ha regalato anche un hand cleansing gel, quindi una classica mucchina, che è questa qui, praticamente ci vuole assolutamente, infatti la tengo qui sopra nella mia postazione make up, che può sempre servire, perché praticamente diciamo che io, a parte il fatto che ne ho sempre una da presso con me in borsa, ma le amuchine non sono mai abbastanza, quindi ottima, ottima cosa. E queste erano appunto le cosine che ho preso da Cetti, da mia cugina. Andiamo avanti e parliamo della beauty box, della meraviglia della beauty box di giugno, che è qualcosa di veramente stra mega figo, perché questo mese, anziché il famoso diciamo scatolo bellissimo della beauty box, da quando praticamente mi sono abbonata alla beauty box non riesco a buttare gli scatoli, quindi questo mese ho gradito particolarmente che mi abbiano mandato tutto dentro una pochette, almeno la utilizzo, perché gli scatoli sì, li utilizzo qui sopra per farvi video, però poi faranno cubolo prima o poi e quindi dovrò buttarli. Comunque si presenta così, con questa stupenda pochette in plastica e in simil pelle lateralmente, tutta trasparente sia davanti che dietro. Vabbè, qui questo è il classico, diciamo, i classici pezzettini di carta che inseriscono per evitare che i prodotti si possano in qualche modo danneggiare. Si apre così con la cerniera e all'interno c'è tutto sto ben di Dio. Allora, innanzitutto un bath and shower gel, quindi praticamente un bagno schiuma, non mi viene mai, di questa marca Molton Brown London, che sembra molto molto carino. In realtà io non ne ho sentito neanche l'odore, adesso lo sento insieme a voi, speriamo sia buono. Buonissimo, buonissimo, ottimo, è un odore molto unisex, secondo me va bene anche per uomo, potrebbe andare bene anche per uomo. Non diciamolo forte perché se lo sente Aldo se lo prende. Poi c'era la box era tutta incentrata su il sole e il mare, per cui c'era uno stick per le labbra con una protezione 30 che domani utilizzerò, perché domani vado al mare, quindi praticamente al mare, in piscina, non so, e quindi mi servirà assolutamente, perché lo voglio mettere su tutte le labbra, di questa marca Ultra Sun. Ecco, spero che si legga, top. Poi, sempre per il mare, quindi come protezione solare, c'era questa qui fluida della Polar, che è appunto senza profumo, 20 ml ed è un 50+, quindi top per le prime esposizioni al sole. Anche questa penso che la proverò domani, perché per me sarà la prima esposizione al sole. Sempre per il mare c'era questa meraviglia qui, che è una Tangle Teaser, una, diciamo, simile Tangle Teaser, perché poi la marca è questo Glove, troppo 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 carina, che non vedo l'ora di utilizzare per i capelli anche domani, ad esempio, che vado al mare, perché questa è comodissima da portare in pochette al mare, così quando uscite dall'acqua magari vi potete appunto districare i nodi. Poi c'era questa Everything Mask, che pensavo fosse una maschera per il viso, invece poi ho letto bene ed è una maschera per i capelli, è praticamente protettiva anche per i capelli colorati, perché c'è scritto color locking, quindi dovrebbe essere anche per
per i capelli colorati, come nel mio caso che praticamente faccio la tinta, ma soprattutto un trattamento anche tipo balsamo, quindi sicuramente lo utilizzerò sotto la doccia, vi faccio sapere poi se funziona, ma sicuramente sì, perché tutti i prodotti per capelli di Look Fantastic io li amo. Sono fantastici. E poi come ultima cosa c'era, come sempre appunto, perché loro inseriscono sempre una maschera all'interno della box, c'era questa maschera di questa marca Roma Blend, che è una maschera sicuramente coreana perché è scritto tutto in coreano dietro, anche in inglese chiaramente, alla rosa, all'acqua di rose e con oli aromatici eccetera, idratante, al solito idratante, che non è il massimo per me, ma io tanto me ne frego e me la faccio lo stesso e non vedo l'ora di farla, sempre al solito in tessuto, che è una cosa che non amo particolarmente perché io preferisco usarla solo una volta, quindi questa è l'unica cosa che un po' mi frena di queste maschere, però va bene lo stesso. E poi appunto c'era invece del solito libricino, e questa è una cosa che un po' mi è mancata perché io adoro il libricino di Fantastic, c'era la card, la cartolina, dove c'è scritto che vabbè dietro le solite smancerie, speriamo che vi piacciano i prodotti, e comunque il libricino esiste però in formato digitale eccetera eccetera, io avrei preferito il classico libricino di tutti i mesi perché mi piace tanto guardarlo. E poi c'è qua appunto la pochette all'interno della quale c'è tutta questa robetta qui che l'hanno inserita apposta per evitare che i prodotti si possano alterare. Bellissima box, mi è piaciuta veramente tantissimo, e tra l'altro c'è tanta roba per il primo sole che comunque serve assolutamente, anche perché io ogni anno personalmente i solari che ho usato l'anno prima che cerco di portarli a termine, ma se non li porto a termine non li utilizzo perché spesso hanno un paio di 6 mesi e quindi ho sempre paura di utilizzare dei solari dell'anno prima perché potrebbero anche aver perso comunque i filtri, quindi mi preoccupa la cosa. Andiamo avanti e vi parlo di un regalo, come vi avevo anticipato all'inizio del video. Una di voi che mi segue assiduamente su Instagram da veramente adesso tantissimo tempo, che si chiama Patrizia, che saluto e che chiaramente saluto in maniera veramente molto affettuosa, una sera mentre stavo guardando la TV mi ha contattata tramite direct e mi ha chiesto se avevo acquistato una palette di Astra, perché già vabbè l'avete visto dallo scatolo, l'ultima palette di Astra uscita, perché io qualche tempo fa ho comprato la Golden Era e l'ho amata profondamente, cioè la amo profondamente, mi ha chiesto se appunto ho intenzione di comprare quella nuova, gli ho detto di sì però che ancora non l'avevo comprata, e lei mi ha detto guarda voglio regalartela io. Chiaramente tira e molla perché io non volevo assolutamente, ma lei ha insistito e mi ha detto guarda lo faccio col cuore perché sei una ragazza che mi fa tanta 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 compagnia, e quindi io quel punto ho detto se proprio insisti, e quindi le ho dato il mio indirizzo, e in realtà le ho dato l'indirizzo del negozio dove lavora Aldo, per cui per essere certa che comunque sto pacchetto arrivasse, perché ultimamente con questi pacchetti ci sono tante problematiche, e quindi praticamente lei mi ha fatto questo ordine e me l'ha fatto direttamente nel sito di Astra. Devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita dall'imballamento della roba, perché è arrivato tutto all'interno di questa scatola ben imballato, si apre, allora io ho levato tutta la carta ma c'erano un mare di carte qua dentro, tutte accartocciate, insomma era tutto ben chiuso, e all'interno non solo c'è la palette di cui mi parlava lei, quindi la Eden Escape di Astra, che è una palette stupenda dal pack meraviglioso e che è praticamente uscita da pochissimo, tra l'altro abbastanza scavata, perché io anche questo look che ho fatto oggi l'ho realizzato con questa, e questa l'ho utilizzata tutta la settimana perché come sapete ultimamente mi piace utilizzare almeno 7-10 giorni le palette che acquisto continuativamente, poi chiaramente le vado riprendendo, però anche perché se no non mi servirei neanche le altre mie palette, però per farmi un'idea precisa della qualità delle palette io non faccio altro che provarle per più giorni per vedere come reagiscono sull'occhio, se stanno tutto il giorno fermi gli ombretti, se si sbiadiscono eccetera. Diciamo che questo è il look che ho fatto stamane, che si è mantenuto assolutamente, si è un po' sbiadito forse un po' anche perché oggi è una giornata abbastanza calda, quindi diciamo che ha dovuto resistere al caldo infernale, ed è bellissima, bellissima anche perché questa palette al suo interno ha diverse colorazioni, quindi diverse sezioni, un po' come la Golden Era, quindi è possibile fare dei look freddi o dei look caldi, dei look rossi, rosa, dei look col verde, si può fare veramente un po' di tutto. Vi lascerò gli swatch poi nel prossimo video perché ho intenzione di girare un video in cui ve ne parlo. All'interno c'era la fattura e soprattutto c'era la cartolina
carinissima, ciao Gesualdo, perché chiaramente gli ho detto di mettere il nome di mio marito, e quindi ciao Gesualdo, grazie mille per aver acquistato su Astra. Chiaramente loro sono così carini da scrivere proprio il nome della persona a cui arriva, e quindi sono veramente veramente contenta di tutto ciò. E loro, vabbè, qui ti chiedono di parlare, di usare l'hashtag Astra Makeup e di taggarli appunto nelle varie stories. Io questo l'ho già fatto, infatti loro mi lasciano sempre i fuori. Ma all'interno non c'era solo la palette, lei ha pensato bene di metterci pure un Hypnotize, che sono i famosi appunto rossetti liquidi di Astra, di cui tutte quante mi parlate in maniera entusiasta, tanto che adesso vedrete. Questo è il numero 2, si chiama Dreamer, io l'ho già indossato due volte se non tre, è un bellissimo nude malva scuro, bello veramente, è questa meraviglia qua, guardate quanto è bello anche sulle labbra, è veramente meraviglioso, e effettivamente confermo quello che mi avete detto, è una tinta labbra che dura davvero davvero tanto, tutto il giorno. E gli amici di Astra, come campione gratuito, perché ci sta scritto anche sopra, mi hanno regalato questa mitica bellissima deep black eyeliner più casual matita occhi, che non vedo l'ora di utilizzare nera, che è sempre sempre gradita una matita nera, perché io sapete che me le magno, quindi veramente top. Anche questa la proveremo prestissimo. Tra l'altro la confezione di Astra è combinata, che il cartone di Astra è combinato, che potete girarlo e chiaramente avete la parte più bella dietro, quindi è double pass, come si suol dire. Grazie Patrizia, sei stata carinissima, non dovevi, però so che l'hai fatto col cuore, quindi ti ringrazio per l'ennesima volta. Quando fate questi gesti io sono veramente, resto veramente di stucco, perché significa che qualcosa vi arriva dall'altro lato, quindi grazie mille. Ora vi faccio vedere, esuliamo un po' dal make-up, perché voglio fare un po' e vi faccio vedere invece un paio di scarpe che praticamente mi ha regalato mio marito, che da quando lavora praticamente in armeria non fa altro che regalarmi roba tattica, giustamente, perché lui chiaramente è un amante, come lo sono anch'io. Le avete già viste su Instagram, io vi faccio passare le stories nelle quali le ho indossate, perché ve le ho fatte vedere e so di averle conservate le stories, perché al di là che c'è un archivio su Instagram, ma io ho realizzato nella mia pagina principale, nella mia gallery, un contenuto in evidenza chiamato Outfit, dove praticamente vedete tutti i giorni quello che tutti i giorni cerco di farlo tutti i giorni quello che appunto indosso. E ho voluto fare proprio una sezione dedicata agli outfit, perché so che sono praticamente quei video, quelle stories che vi piacciono di più, lo vedo dalle views. E mi ha regalato appunto questo paio di scarpe, praticamente, che sono dei boots tattici, che io sto indossando anche nella vita normale, però che ho comprato fondamentalmente per quando vado ad allenarmi al poligono, perché come sapete io ho un'altra passione grande oltre il make-up e il beauty in generale, mi lega anche a mio marito, perché anche lui ha questa grande passione, che appunto sono le armi, e a me piace tantissimo fare tiro dinamico, mi piace comunque sparare al poligono per divertirmi, chiaramente, quindi spesso comunque compro un abbigliamento, cerco di comprare l'abbigliamento più adatto a fare quello che devo fare. Mi ha regalato appunto questi boots della marca Altama, che è appunto una marca tattica, in tal senso questi sono, si chiamano Maritime Assault. Vi faccio vedere qui l'immagine, anche se adesso ve le faccio vedere, le ho inserite di nuovo qua dentro, perché dopodiché praticamente butterò la scatola, che è troppo forte, perché tipo così si sfila, top. E le scarpe, la meraviglia delle scarpe, che è appunto all'interno, diciamo, del suo scatolo, è questa. Cioè, ragazze, parliamone un attimo, sono stupende. Sono praticamente tutte in tela. La particolarità è che hanno appunto ai lati, anche da qui si vede, hanno ai lati queste prese d'aria, che non solo appunto fungono da prese d'aria, ma sono il top se per esempio vi entra acqua, perché la scaricano da qui, in modo tale che appunto l'acqua non resta all'interno della scarpa e quindi i piedi non vi rimangono bagnati, che è una cosa sbagliatissima. Sono tutti di tela, il colore è il mitico Coyote Brown, che è il colore che piace a me e a mio marito tantissimo, che appunto è questa sorta, diciamo, di beigeolino con una punta di verdino, che fa letteralmente impazzire. Io le amo profondamente. Nella parte davanti hanno questa parte in gomma fatta apposta per evitare che appunto si possano bucare, essendo tutte in tela. Sono chiaramente belle fresche perché sono estive, sono la 38, usa numero 6, e io le amo profondamente, sono la fine del mondo. Chiaramente le maneggio con cura perché le ho già indossate, quindi mi macchierei le mani, sono veramente bellissime. Andiamo avanti,
Vi faccio vedere un altro acquisto che ho fatto su Amazon. Questo ve l'ho fatto vedere anche su questo video, verrà lunghissimo, sono già 22 minuti, lo chiamerò mega haul sicuramente. Allora, su Amazon ho fatto questo acquisto, in realtà l'ha fatto sempre mio marito per me, perché li ha adocchiate e me le ha volute regalare. E praticamente si tratta di AirPods, diciamo fake, quindi la copia degli AirPods di Apple, quelli sapete che costano oltre le 150 euro. Questi invece su Amazon costano 29,90 euro al momento, si chiamano i11 Double 5 e si presentano all'interno di questa bustina, di questo scatolino molto carino, molto professional, che sa molto di Apple. Sono all'interno di questo piccolo power bank che si ricarica chiaramente con l'attacco proprio dell'iPhone, e all'interno ci sono gli AirPods, scusate, che sono questi qui, che non appena li mettete all'orecchio collegano al telefono. Sono molto carine, ve le faccio vedere indossate perché sono carinissime. Una volta che le inserite all'interno del power bank, cliccando qui dietro si accende una luce blu che non si vedrà completamente adesso perché c'è proprio sparata la softbox, che ricarica se c'è da ricaricare gli AirPods, che chiaramente si accenderanno qui. Se si accende una luce rossa significa che si stanno caricando. In questo momento non c'è alcuna luce rossa accesa perché sono cariche, perché ho appena caricato il power bank, che tra l'altro ha una durata lunghissima perché io praticamente l'ho usato tutta la settimana e solo oggi, solo stamattina sull'ora di pranzo, si sono scaricate del tutto, cioè si è scaricato proprio il power bank, perché poi le cuffie chiaramente vanno ricaricate qua dentro. Sono troppo carine, infatti al momento spengo, sono troppo carine, le potete mettere in borsa, le potete portare con voi, e per chi come me è amante delle cuffie senza filo, perché io odio profondamente il filo nelle cuffie, se per esempio dovete guidare o comunque anche solo fare una passeggiata e volete ascoltare la musica, sono carinissime. In più non dovete necessariamente utilizzarle entrambe, potete metterne anche solo una e ascolterete benissimo la musica, quindi sono top. All'interno, diciamo, della scatolina c'è anche il suo caricabatterie se non ce l'avete. Chiaramente non c'è la presa, quella potete utilizzare una qualunque presa, e poi c'è il libretto di istruzioni. Ripeto, queste costano 29,90 euro, sono veramente veramente validissime, sono troppo belle e sono compatibili con tutti i telefoni, quindi non solo con gli iPhone, perché molte di voi su Instagram me lo hanno chiesto. Ok, andiamo agli acquisti make up che ho fatto stamattina. Sono andata appunto in un negozio che si chiama Igiene e Bellezza e mi sono andata a comprare un'altra Hypnotize, visto appunto il successo di quella che mi aveva regalato la dolce Patrizia. Me ne sono comprata un'altra che è un colore che mi avete consigliato tutte. Praticamente questa è la numero 1, in realtà non c'è scritto il nome. Ci sto rimanendo troppo male perché secondo me c'ha anche un nome, però non c'è scritto da nessuna parte. Comunque la numero 1, che è un nude bellissimo, la apro per la prima volta con voi, l'ho swatchata stamattina, meraviglioso, è il mio nude marroncino praticamente, guardate quanto è bello, bellissimo. Moltissime di voi mi hanno detto prendila uno, e quindi ho preso questa qui, che appunto è la Hypnotize. In realtà vedo che la scritta è diversa, sarà che o hanno cambiato il pack oppure questa è quella del vecchio pack. Allora aspettate che lo scontrino, vi dico quanto è costata. Questa qui è costata 4,50 euro, questa. E mentre che ero lì ho voluto prendere anche un'altra tinta di Bella Oggi, perché vi ho fatto vedere nelle stories qualche tempo fa, ma anche in un video haul, che avevo comprato una di queste matte fair, perché ne avevo già una tempo addietro e ne ho preso un'altra. Questo è un rosso, si chiama Red Addicted, bellissimo, è un rosso stupendo ragazze, io penso che sia la fotocopia di Russian Red di MAC sicuramente, è arrivata la Susie, ed è questo rosso bellissimo, guardate che meraviglia. Io ultimamente sto in fissa di nuovo con i rossi, quindi l'ho voluta comprare, sì, miau, e praticamente questa è costata 6,50 euro, quindi un pochettino di più devo dire di quella di Astra. Quella di Astra è più economica. E poi sempre sul vostro input ho comprato il Long Stay di Astra, che è appunto questo concealer, questo correttore a lunga durata con fattore di protezione 15 eye coverage, e l'ho preso nella tonalità numero 2, e questo è costato 3,95 euro, quindi pochissimo. Questo poi vi farò sapere.
E queste tre cosine le ho comprate in questo negozio. Infine, per chiudere in bellezza, yes, sono andata anche da Sephora, perché appunto mi era arrivata la mail ieri che fino al 21 c'è il 20%, non su tutto ma sempre sui brand che vanno in sconto al solito, però io essendo carta gold avevo la possibilità di sfruttare anche il 25% sul prodotto più caro, quindi mi sono comprata una cosina che volevo comprare da un casino di tempo, perché ne avevo sentito parlare bene a tutte le influencer e soprattutto Basic Gaia, che lo usa sempre, e soprattutto mi piace molto sia perché il pack è accattivante ma perché sono curiosissima. Ho comprato questo fondotinta di Too Faced che si chiama Pitch Perfect Comfort Matte Foundation con latte di pesca and sweet fig, sarebbe appunto fico dolce se non sbaglio, e transfer resistance medium coverage come mi piace a me proprio, e io l'ho preso nella tonalità porcelain che la ragazza mi ha provato addosso e sembra essere perfetto per me. Ragazze, lo proverò e vi faccio sapere. Guardate quanto è cute, cioè troppo cute, è la fine del mondo, è troppo bello. Ho il frigo 14 ore, photo friendly, quindi va bene anche per fare le foto. Questo è costato 38, ma era in sconto e quindi mi è costato appunto col 25% in meno. Poi ho preso questo cream lipstick Studded Kiss di Kat Von D, che ho preso per un motivo in particolare, perché il white e il bianco. Voi direte, ma che ti sei comprata un... No, aspettate, l'ho comprato perché volevo comprare il correttore bianco di Kat Von D, ma hanno dismesso lo stand, ragion per cui non c'era quasi più niente, però lei mi ha detto, se vuoi qualcosa per fare il cat crease ti posso assicurare che con questo non avrai problematiche, quindi ho preso il bianco. A parte che il pack è troppo carino, guardate che cute anche questo pack, e alla fine il colore è proprio un bianco, io lo voglio utilizzare per fare i cat crease, voglio prenderlo per levarlo col pennellino e posarlo sull'occhio. Lei mi ha detto, fidati, va bene pure questo, perché lei lo utilizzava anche per queste cose. Io non lo so, l'ho voluto prendere, speriamo di non aver fatto una cazzata, ma spero di no, e di utilizzarlo in questo senso. Questo qui è costato 21,90 se non sbaglio, sì, 21,90, e mi è passato il 20%. E poi ho preso una cosa che volevo prendere da troppissimo tempo. Ho preso lei, la Lip Sleeping Mask di Laneige. Voi sapete quanto io l'abbia corteggiata. Siccome mi è finita quella Crème de Miel di Nuxe, non mi veniva, mi sono voluta comprare quella appunto di Laneige. Madonna che odore, ragazzi, che avevo già provato in mini size perché mi avevano dato un sample quelli di Sephora e me la sono comprata, ragazze, sono troppo felice. Tra l'altro all'interno ho visto che c'è una sorta di pennellino che serve per applicarla, probabilmente onde evitare, diciamo, di toccarla con le dita, anche se a me piace toccarla con le dita. Comunque ho preso questa che era 22 euro, chiaramente scontata sempre col 20%. E poi mi hanno regalato questa pochette che praticamente regalavano oggi se arrivavi almeno credo a 50 euro di spesa, e io ho speso qualcosina in più. È carina, tutta telata, insomma può servire. E poi mi hanno regalato un campioncino di un Gentleman Givenchy che mio marito ha già provato e mi ha detto che è buono, quindi lo utilizzerà molto volentieri. E poi mi hanno regalato, che però vedo che sono tutte bagnaticce, quindi non so se si sono aperte queste oppure se magari sono sporche da altri sample, comunque questo Kaylen Green Tea Superfood Cleanser, che sembra sia un detergente per il viso, è della Shiseido, questa crema idratante che sembra molto acquosa della linea Oiseau. Queste tre cose che poi io proverò chiaramente e vi aggiornerò. Ragazze, dopo 32 minuti il video è finito, scusatemi per la lunghezza infinita del video, ma dovevo assolutamente farvi vedere tutti i miei ultimi acquisti. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Stay tuned e soprattutto iscrivetevi al canale.